Oggi, 22 novembre, è un giorno molto speciale per chi nella vita ha l'amore e la passione per la musica. Oggi è Santa Cecilia, ovvero la patrona dei musicisti. Nobil donna romana che visse tra il II e il III secolo, la sua storia le è stata attribuita grazie ad un brano della Passio nel quale descriveva il suo matrimonio. Mentre i musici suonavano gli strumenti musicali, la Vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: «Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa». E fu proprio per questa occasione che le venne attribuito l'appellativo di patrona della musica. Sono tante oggi le bande, le orchestre e i musicisti in Italia che festeggiano questo giorno importante. Uno tra i tanti complessi musicali della provincia di Pesaro e Urbino è quello del Corpo Bandistico di Cartoceto, ricostituito nel 1980 e diretto dal maestro Mauro Bergami. Domenica scorsa, all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie a Cartoceto, la banda ha animato la messa e poi sfilato per le vie del centro storico. Al termine della celebrazione, tutti i componenti si sono ritrovati per trascorrere il pranzo insieme e festeggiare ancora una volta la patrona Santa Cecilia. Anche noi siamo riusciti quest'anno, dopo tanti anni, a rifare una bella Santa Cecilia sia in chiesa sia al ristorante e sia in amicizia. Quindi i nostri 40 anni che ho iniziato la banda del 79, credo un bel traguardo a livello umano e anche professionale. Dopodiché comunico a chi ascolta che il nostro intento è quello di promuovere la musica a livello culturale e però c'è una scuola che i ragazzi, avendo il corso gratuito, potrebbero venire a imparare, perché la banda continua se ci sono i giovani che imparano, altrimenti non è possibile proseguire, perché poi per tanti motivi alcuni smettono perché stanno male o perché hanno impegni di lavoro, e quindi io rimpiazzavo continuamente negli anni, però ultimamente c'è un pochino poco entusiasmo per imparare la musica. Comunque teniamo in alto il fatto della musica, perché è a livello culturale, ragazzi, non è una cosa a livello di gioco. Io dico ai miei giovani: sentite, la musica è una cosa seria.